Salve a tutti, ben ritrovate e ben ritrovati. Oggi voglio fare un brevissimo commento su una recentissima ordinanza del 22 di luglio del Comune di Firenze da parte della sindaca Funaro che va a sanzionare, va a colpire dei tipi di giochi che vengono svolti in area pubblica, ossia il gioco delle tre carte e la fattispecie e tutti i giochi similari. Come vi dicevo, è un brevissimo commento, quindi partiamo dalla normativa di riferimento, che è la recentissima ordinanza sindacale. Qual è il tipo di attività illecita che la sindaca e che quindi il Comune di Firenze si è prefissato di dover sanzionare in maniera specifica, in quanto vigeva già un regolamento che andava a sanzionare tale tipo di attività illecita? È il gioco delle tre carte, campanelle, come vi dicevo inizialmente, e giochi similari che vanno a colpire anche tutta quella parte di popolazione, cittadinanza, che gravita sul territorio di Firenze e che quindi può essere tratta in inganno da questi tipi di giochi nel quale circolano anche denaro e quant'altro. I luoghi vietati, come vi anticipavo, è l'area pubblica, l'area aperta al pubblico, presente nel territorio comunale di Firenze. La sanzione prevista è un combinato disposto tra l'articolo 7 bis del testo unico degli enti locali e l'articolo 16 della 689 dell'81. La sanzione prevista in forma secca è di 400 euro. I destinatari della sanzione chi sono? Sono non soltanto gli organizzatori, ma anche tutti coloro che gravitano a questo tipo di attività illecita che può trarre in inganno il potenziale giocatore, ossia tutti coloro che collaborano con gli organizzatori, quindi che collaborano ai fini organizzativi e coloro che comunque in qualsiasi modo basta che possano prendere parte anche in maniera residuale a questo tipo di attività illecita. Attività illecita che prevede la vincita di una somma di denaro, traendo quindi in inganno i possibili clienti o soprattutto i fruitori di questo servizio, di questa attività ludica. Quindi sostanzialmente trattasi anche in maniera diretta o indiretta di una lotta contro la ludopatia, quindi di tutti coloro che possono essere tratti in inganno perché affetti da tale tipo di patologia, oppure anche per tutti coloro che invece, non, pur non essendo affetti da questo tipo di patologia, incorrono in questo inganno, in questa truffa legata a questo tipo di attività. Bene, è stato un brevissimo commento di un tipo di attività che, seppur illecita, la sindaca di Firenze ha voluto porre rimedio mediante un'ordinanza contingibile urgente che va a disciplinare specificamente una lotta contro tale tipo di attività. Con questo è tutto, un carissimo saluto, vi auguro anche buone ferie, Marco Orlandi.